Ciao a tutti, lo scopo del video di oggi è quello di condividere la mia esperienza fatta nel processo di upgrade di questa chitarra, ovvero questa Squier Classic Vibe 50. Tanti di voi hanno sentito parlare di questa fortunata serie della Squier, quindi una chitarra made in Indonesia, ma che comunque riesce, nonostante il costo contenuto, a risultare particolarmente gradevole da suonare, tanto da non far rimpiangere chitarre ben più costose. Ed è facile arrivare al ragionamento di comprare questa chitarra, che richiede un investimento di circa 350 euro, e poi fare dei vari upgrade fino a renderla una chitarra ancora più seria, tale da competere con chitarre che costano magari oltre 1000 euro. In realtà però le cose, diciamo, sono un po' più complesse e io su questa strada ho eseguito una serie di upgrade, l'ultimo dei quali vi illustrerò nel video di oggi. Quali modifiche ho fatto finora su questa Strato Classic Vibe? Allora, partiamo dal fatto che innanzitutto ho preso una Classic Vibe 50, ovvero con il manico e tastiere in acero, perché già dal punto di vista estetico risulta molto meno cheap rispetto invece alla versione 60, che ha il manico e tastiera in un legno che chiaramente, non potendo essere palissandro per una questione economica, risulta essere un legno asiatico un po' più scadente, ma soprattutto non tanto gradevole da vedere. Per cui ho scelto invece la 50 col manico in acero. Quando mi è arrivata questa chitarra sono effettivamente rimasto sorpreso dalla qualità in relazione al costo veramente contenuto. Infatti questa chitarra ha una caratteristica sicuramente che la valorizzo, ovvero il fatto che è uno strumento molto risuonante. Cioè, da spenta lei già suona, ha un bel volume, una bella risonanza, e questa cosa effettivamente poi aiuta nel determinare quello che è il suono finale, la risposta di questa chitarra. Inoltre, dal punto di vista del playing e della liuteria, con questo manico e questi tasti mi sono trovato bene e quindi ho iniziato a fare questi upgrade. I primi upgrade che ho fatto, sui quali ho fatto anche un video che trovi sul mio canale, si chiama 3 facili upgrade a costo zero. In quell'occasione ho fatto degli upgrade prevalentemente legati alla setup. In sostanza cosa ho fatto? Sono andato a lavorare bene i solchi del capotasto e a modellare il capotasto dandogli la stessa curvatura del manico, e poi sono andato a stabilizzare, a settare un po' il ponte tremolo originale, andando a mettere del teflon nella leva del vibrato per ridurne il gioco, e poi ho fatto praticamente un'insonorizzazione delle molle sul retro andando a mettere questa spugna e qualche altro accorgimento. Quindi in quel video dicevo: ok, prendi questa Strato Classic Vibe e senza spendere un euro quasi fai già delle modifiche che rendono la chitarra effettivamente migliore, ed effettivamente la chitarra è migliorata. Successivamente poi ho fatto altri upgrade per lo più estetici, ovvero sono andato a cambiare il battipenna, perché c'era un battipenna di plastica, uno Strato bianco, che dava l'idea di molto cheap, molto economico, e ho messo prima un battipenna anodizzato alluminio e poi alla fine questo battipenna madreporlato, che credo sia quello più gradevole fra i tre che ho provato. Anche di questo trovi un video sul mio canale. Poi ho fatto un altro video, quindi un altro upgrade, dove mi sono dedicato all'elettronica, e qui diciamo ho fatto anche una certa spesa, perché per esempio ho sostituito un potenziometro con un potenziometro CTS di migliore qualità, circa 6-7 euro di potenziometro, il condensatore con un condensatore Orange Drop, quindi di maggiore qualità, e poi la presa del jack con una presa jack della PureTone, che ha un quadruplo contatto, aumenta la superficie di scambio con il jack e quindi migliora il passaggio del segnale della chitarra. Complessivamente stiamo parlando di circa 20 euro di upgrade, quindi sempre dopo tutto un upgrade contenuto, unito comunque a una revisione generale del circuito dell'elettronica. Oggi invece, per la prima volta, voglio fare un upgrade di tipo hardware, un upgrade anche molto più costoso, ovvero andare a sostituire le meccaniche con delle meccaniche Goto, sempre vintage style, quindi delle meccaniche di qualità e di una certa marca, e il ponte, dove praticamente vado a sostituire il ponte originale, che ha un blocco veramente, lo vedrete nel video, sottile, di alluminio presso fuso molto scadente, con un ponte tremolo della Wilkinson con un bel blocco di un certo peso, eccetera. Totale tra meccaniche e ponte praticamente parliamo di 65-66 euro di upgrade.
quindi tutto sommato anche qui una cifra contenuta, sostenibile. Però vi invito a vedere questo video per vedere alla fine, diciamo, qual è stata la mia esperienza e il reale miglioramento che ho avuto sulla chitarra e se vale la pena o meno fare questo upgrade, perché mentre quelli di cui ti ho parlato prima sono degli upgrade pressoché a costo zero, qui invece già vai a spendere 65-70 euro, per non parlare chiaramente del tempo della modifica, e sicuramente già è un upgrade che su una chitarra di 300-330 euro, diciamo, ha un maggiore impatto. Quindi vi lascio a questo video, ci vediamo poi alla fine del tutorial di montaggio per le conclusioni a valle di questi upgrade. Eccoci qua di nuovo nel mio laboratorio. Come detto, andremo a cambiare le meccaniche andando a montare delle meccaniche Goto. In particolar modo questo è il modello di Goto, l'SD91, quindi sempre una meccanica vintage style, che però sicuramente è di migliore qualità rispetto alle meccaniche con cui viene venduta la Squire. L'altro upgrade che facciamo è quello del ponte, andando a montare questo ponte Wilkinson, che è sempre un ponte di tipo vintage, quindi a 6 viti, quindi un ponte a 6 viti con la stessa spaziatura delle viti e delle sellette identica a quello montato attualmente dalla Squire, e che però ha un blocco inerziale nettamente più massiccio, e inoltre ha una brucola che consente di regolare la leva. La leva è una leva a pressione con incastro, quindi diciamo che non avrà più il problema della filettatura lenta che solitamente hanno queste Squire Classic Vibe. Iniziamo quindi l'upgrade andando a smontare le corde e andando a montare le meccaniche ed il ponte. Ho rimosso le corde e mi concentro sullo smontaggio delle meccaniche. Quindi giriamo la chitarra e andiamo a smontare tutte le viti posteriori che tengono bloccate le meccaniche. Mettiamo tutto qua dentro così non si perdono. Abbiamo smontato tutte le meccaniche nuove della Goto, andiamola a sconfezionare. Ovviamente non le ho ordinate a caso, ma sono andato a prima a prendere le misure dei fori della chitarra e delle borchie in modo tale da essere sicuro di prendere una meccanica compatibile. Prendiamo infatti una di queste, esteticamente sono praticamente identiche, cioè l'unica differenza è che in quelle Goto c'è scritto Japan e sono queste, per il resto sono praticamente identiche. Spero che rispetto alle meccaniche originali abbiano un grip migliore, e già si vede perché questa meccanica originale è molto lenta, questa qui invece è molto più dura, quindi già questo significa che comunque il grip e la meccanica è migliore. Speriamo anche che queste meccaniche abbiano un rapporto di avvolgimento più alto, mentre con questa meccanica a un piccolo movimento corrisponde uno scatto grande sulla corda, con questi io voglio che il movimento sia più graduale. Speriamo che sia così, in modo tale da riuscire a ottenere un'accordatura più fine sulla Squire Classic Vibe. Queste meccaniche Goto vengono fornite con due set di borchie, da quello che vedo. Ci sono le viti e un tipo di boccole. E poi ci sono delle altre boccole qua. Dobbiamo capire quali sono quelle da montare. Per poter far uscire le boccole delle vecchie meccaniche, mi aiuto con questo attrezzo che viene dato in dotazione stessa con la confezione di meccaniche Goto, che è una sorta di punzone metallico che premendo ci consente di far uscire le vecchie boccole. Infatti sono uscite, credo che si possa anche picchettarle con un martellino, per esempio così, con un martello di gomma, e viene via. Secondo me il costo delle meccaniche Goto di 39 euro vale la pena anche per questo attrezzino, che devo dire si è rivelato molto utile e che mi conserverò. E allora, le meccaniche Goto vengono fornite con due tipologie di boccole che non variano per il diametro ma per la profondità, ovvero una boccola è più corta dell'altra. Nel caso mio utilizzerò queste perché sono più simili alle boccole originali. Guardate qua, queste sono le boccole originali Squire e queste sono le Goto. Quindi il piattello esterno è un po' più stretto, il diametro è uguale, la profondità è quasi uguale. Io utilizzerò quella nuova. Andiamo a provare e vediamo che effettivamente le boccole entrano bene sulla chitarra. Facciamo qualche colpetto con questo attrezzo
così siamo sicuri che la boccola si incastra. Quindi procediamo a posizionare tutte le boccole nei fori. Molte delle quali già a pressione entrano e poi dobbiamo finire dandogli qualche colpetto con questo punzone. Verifichiamo se sono tutte piatte. Ok, sono entrate tutte. A questo punto possiamo posare questo punzone e andare a montare le meccaniche. Partendo dalle meccaniche laterali. Ovviamente non sono staggered, quindi hanno tutte la stessa altezza e i fori combaciano rispetto ai fori di prima, quindi dobbiamo semplicemente posizionare le viti e avvitarle. Niente di più semplice, è solo una mera sostituzione. Abbiamo nel kit 7 viti per 6 meccaniche. Prima di montarle volevo confrontare le viti originali della Squire con queste viti che sono state date per capire come siamo messi. Allora, le viti in dotazione sono un po' più lunghe e hanno anche una testa un po' più grande. Quindi andiamo a montare le viti delle meccaniche aiutandoci con questo righello per allinearle, perché tra due punti passano a retta e quindi tenendo le meccaniche abbattute sul righello siamo sicuri che le avvitiamo dritte. Quindi le viti in dotazione con le meccaniche Goto, anche se sono leggermente più lunghe, non sto trovando particolari difficoltà ad avvitarle. E la testa è un po' più grande delle viti delle meccaniche Squire, il che fa sì che prenda meglio le meccaniche. Stringiamo, ma non troppo. E abbiamo finito il montaggio delle meccaniche Goto. Le sento belle dure. Speriamo che il feeling sia buono. Dopo aver montato le meccaniche passiamo a smontare il vecchio ponte. Per smontare il vecchio ponte andiamo innanzitutto a sganciare le molle sul retro. Aiutiamoci con una pinza. E abbiamo levato le molle. Ora dobbiamo svitare le 6 viti che tengono il ponte. E voilà, ponte smontato. Andiamo a confrontare il vecchio ponte con il nuovo ponte. Come vedete, diciamo, la dimensione del blocco è completamente diversa, ma anche lo spessore della piastra, nel caso del ponte Wilkinson, è molto più spessa. Le sellette, anche le sellette mi sembrano un po' più spesse queste, anche se parliamo di poco. E in ogni caso, cioè, qui abbiamo veramente una differenza consistente di peso proprio tra i due blocchi, a parte il discorso della leva, che sicuramente la leva qui a pressione è molto più facile da regolare. Ok, detto questo procederemo al montaggio. I fori dovrebbero combaciare perché la spaziatura è quella. Ecco, in dotazione abbiamo dei grani di riserva per le sellette, quindi sicuramente un qualcosa in più, un paio di viti in più di riserva. E poi abbiamo qua dentro, abbiamo 3 molle, l'artiglione, un plettro che ci viene fornito gentilmente al Musiclili, e poi abbiamo le viti dell'artiglione, una chiavetta per regolare le sellette e le 6 viti del ponte. Quindi mettiamo il ponte, prima lo appuntiamo mettendo la prima e l'ultima vite in posizione. Ah, le viti entrano molto bene, devo dire, facilmente. Appuntiamo le altre viti. Questo è un ponte con spaziatura 52 mm. Ovviamente prima di ordinarlo, nella fattispecie su Amazon, ho preso le misure esatte del ponte originale Squire per essere certo di non incorrere in qualche errore. Avvitiamo con l'avvitatore e poi definiamo a mano. A questo punto, prima di regolare le viti, agganciamo le molle. Allora, l'artiglione io non l'andrei a cambiare perché alla fine dico è un pezzo di ferro.
non influenza particolarmente, i materiali sono analoghi, assolutamente analoghi. Quindi viti e artiglione li archiviamo perché non li sostituirò, li conserviamo per ogni evenienza. Procediamo col montaggio delle molle, mettiamo prima comunque un po' di gomma piuma per evitare la vibrazione delle molle. E abbiamo montato le molle. Vediamo la leva a pressione. La leva andrà regolata. Ecco, la leva ha un po' di gioco. Credo che bisogna regolarla un po' meglio. Prima di andare a regolare il ponte dobbiamo montare le corde per capire anche l'altezza e il bilanciamento tra molle, tensione delle molle e altezza del ponte, perché oggi, ora in questo momento, le molle lo tirano verso il corpo. Dobbiamo dare anche una sistemata a queste viti e io direi di non avvitarle tutte, lasciarle un po' sollevate in modo tale da consentire al ponte di basculare, riservandoci poi a una fase successiva il setup fine dello strumento. Ecco, do dei colpi giravite fino a che non vedo che si alza il ponte. In questo modo, vedete, quando andremo a bilanciare, il ponte avrà il gioco sulle viti per potersi leggermente sollevare. E a questo punto dobbiamo montare le corde per finire il setup. È giusto che vi dica che la cosa che mi sta veramente deludendo un pochettino di questo ponte Wilkinson è la leva, a parte che comunque ha un certo gioco nonostante ho provato a stringerla. Questo elemento qua di copertura del pomello è veramente di una plastica troppo cheap, quindi proverò a sostituirlo con quello della Squire, che mi sembra fatto meglio, è anche più grosso ed ha più grip. Ok, sono riuscito a smontarlo dalla leva del vecchio ponte, però andandolo a mettere nella nuova leva, diciamo che è ballerino, quindi cercherò di mettere qualcosa dentro per ispessire e riuscire, diciamo, a montarlo lo stesso nella nuova leva, perché ci sta molto meglio, è anche più grosso e ha un grip, una, diciamo, al tatto è superiore. E allora prendiamo un po' di un quadratino di pellicola di una busta di corde piccolo, prendiamo questo quadrato, prendiamo la nuova leva, mettiamo questo pezzettino di plastica sulla punta, così. Prendiamo il pomello della leva e iniziamo ad avvitare. Spingiamo dentro, avvitiamo. Ok, ci siamo. Che la leva è arrivata fino in fondo, restano questi pezzettini, li tiriamo via. Ok, abbiamo messo il vecchio pomello sulla nuova leva e abbiamo la leva in configurazione vintage. E allora abbiamo finito il montaggio delle corde sul nuovo ponte e sulle nuove meccaniche e adesso dobbiamo fare il setup. Per fare il setup vi faccio notare che il ponte al momento, in base a quanto ho avvitato le viti, lasciando, diciamo, un pochettino di spazio sotto, il ponte è quasi parallelo al corpo. In pratica, se suono posso andare leggermente indietro con la leva, ma di pochissimo, e questo mi sta bene perché non voglio che il ponte tocchi il corpo della chitarra. A questo punto dovrò fare chiaramente la regolazione dell'intonazione e dell'action per far sì che, diciamo, il nuovo ponte e le sellette siano regolate correttamente. A quel punto la Squire sarà pronta per essere testata, completamente rinnovata, con un upgrade sostanziale che ha interessato sia il ponte sia le meccaniche. Ed eccoci arrivati alle conclusioni di questo video. E allora, ho fatto un bel upgrade hardware di questa chitarra andando a sostituire le meccaniche e il ponte. Però qual è il mio giudizio finale su questo tipo di lavoro? Allora, innanzitutto devo dire che avere cambiato le meccaniche effettivamente
ha dato alla chitarra un oggettivo miglioramento. Il costo di 39 euro tutto sommato contenuto delle meccaniche Goto SD91 giustifica il fatto di avere adesso una meccanica che ha sicuramente una stabilità e un grip superiore a quello delle meccaniche originali Squire. Quindi da questo punto di vista è un upgrade che io consiglio. Discorso diverso per il Ponte. Allora, innanzitutto non ho riscontrato finora nessun significativo miglioramento in termini di timbro e di sustain della chitarra per il fatto di avere montato questo nuovo Ponte. Inoltre devo dirvi che da questo Ponte Wilkinson, che viene tanto decantato come buono, che costa solo 27 euro su Amazon e consente di cambiare faccia alla nostra Squire, devo dirvi che mi aspettavo un po' di più. Il Ponte esteticamente si presenta bene, però alla fine considerate che io ho rimontato le sellette della Squire perché mi sembravano innanzitutto più belle esteticamente perché sono cromate e non satinate come le sellette originali del Ponte Wilkinson. Inoltre il Ponte aveva le viti nere, quindi comunque andavi a mettere un qualcosa che faceva subito capire che la chitarra era stata modificata. Quindi ho montato il Ponte Wilkinson ma rimettendo le sellette Squire. Altro punto da cui mi aspettavo di più è la leva, perché questa leva comunque continua a mantenere un gioco che non sono riuscito a eliminare né regolando la brucola dietro il Ponte in corrispondenza del blocco inerziale né andando a mettere del teflon nel foro. E quindi diciamo, quando io uso la leva ho sempre praticamente alcuni millimetri di spostamento in cui la leva gioca a vuoto. E questa cosa qui non è bella, quindi da questo punto di vista rispetto al Ponte Squire non c'è stato nessun miglioramento. Inoltre ho dovuto cambiare il pomello perché il pomello della leva del Ponte Wilkinson era di una plasticaccia bianca effettivamente bruttissima da guardare, mentre il pomello della Ponte Squire sicuramente con questo bianco un po' vintage era più gradevole. A conti fatti io vi consiglio sicuramente di fare l'upgrade delle meccaniche, ma sul Ponte non ne vale la pena. I puristi mi dimostreranno che il blocco inerziale è più grosso, migliora il sustain della chitarra, io questa differenza non la sento. Ditemi voi cosa ne pensate. Di contro comunque sì, la spesa è contenuta, solo 27 euro, ma l'upgrade non mi pare migliorativo e comunque comporta un certo lavoro andare a smontare e rimontare il Ponte. Quindi in definitiva per questo upgrade hardware della Squire Classic Vibe direi che le meccaniche sono sicuramente promosse, ma la sostituzione del Ponte con questo Ponte Wilkinson per me non ne vale la pena. Fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!